molto più ampia. Noi non ci rendiamo conto che chi viene a Ravello è, gli stiamo creando, quando dico Ravello dico Positano, Amalfi, sia ben chiaro, gli stiamo creando tutte le condizioni perché lui venga sempre per un periodo minore, perché fa quattro fotografie, si guarda intorno, un salto in Duomo e a Villarufola, a Villa Cimbrone e se ne va. Chi veniva prima, veniva per 15 giorni, è cambiato il turismo mondiale, siamo d'accordo, c'è anche questo. Ma non per forza. Com'è? Ma non per forza. Ma qui la identità noi la dobbiamo in qualche modo tutelare. Piazza Vescovato, e che è la piazza di Ravello. Io ancora la mattina scendo e trovo la piazza di Ravello, piazza Fontana, ancora un po', perché ci stanno quattro anziani che chiacchierano, ancora c'è la signora che ha spesa, ma in piazza non vedo manco più quello. Diventa un fatto sempre più globale. No, questi sono, sono fenomeni che vanno affrontati. Allora noi stiamo parlando veramente di una pianificazione un poco meno apparente. Poi se la fondazione arriverà un giorno che riuscirà a programmare gli eventi con 4 anni di anticipo, ne parlavo oggi tanto per dirti che è vero, non è che stai detto una stupidaggine, ne parlavamo 10 minuti fa in fondazione. La mia idea che butto là è quella di ufficializzare il Festival Wagneriano, ripristinandolo solo per la Sinfonica, dicendo da oggi fino al 2100 che il 1° luglio si inaugura e il 15 luglio finisce. E già quella è una cosa. Lo compattiamo. Io aggiungo, la fondazione quest'anno, se avete notato, ha seguito un po' in parte quello che noi avevamo suggerito nel periodo di giugno, l'indirizzo che abbiamo dato. Nel consiglio di indirizzo di cui parlavo prima, lo stesso consiglio di indirizzo della fondazione, all'unanimità accetta quello che è stato detto dalla giunta municipale di Ravello, vale a dire dare un format preciso, Wagner per intanto i 10 giorni e poi altre manifestazioni. Sapere che il 1° di giugno inizia il festival a Ravello, non c'è bisogno di pubblicizzarlo, se diventa una data fissa, è un grande passo avanti che andiamo a fare. È una piccola cosa, non lo è, perché comunque ci sono una serie di cose burocratiche che bisogna superare per arrivare al 1° giugno a avere l'orchestra, a fuori l'orchestra, quindi c'è una serie di cose, il parco si è dato i soldi, non è, ci sono questi problemi, non è che non ci sono, non siamo miopi in questo senso. Dopodiché, ancora, a proposito del fatto che diceva secondo dei personaggi, io vado oltre, i personaggi non ci sono perché sono morti, ma le personalità che una volta venivano a Ravello non vengono più, vi siete chiesti? Io in una conferenza dei sindaci si parlava di queste cose, perché poi c'è sta il sindaco di Pole la Trocchia della Costiera Amalfitana che dice io vivo con i pullman turistici, e qua dobbiamo fare i conti, perché io dico qua o si decide che cosa bisogna fare, c'è chi deve fare un passo indietro, chi deve fare un passo in avanti, chi deve avere una lucidità mentale per capire che alcune cose possono solamente danneggiare. Ho detto, ma vi chiedete perché non c'è una personalità nella intera costa d'Amalfi, non c'è uno scrittore più, non c'è un artista, un musicista, un pittore. Prima era la sede dei più, perché? Perché si sono allontanati per questi fenomeni che dici tu, caro direttore, vale a dire una invasione barbarica. Gormida, ultimo, superside, l'ultimo che ha dato via la rete, diceva già lei attenzione all'invasione barbarica, perché può fare in modo che il Gormida di turno non venga da me, ed è quello che sta accadendo. Qui è chiaro che i rimedi non sono facili, però ritengo che un'adeguata politica turistica che voi fate, un'offerta turistica, perché questo è il punto, se voi arriviamo a New York e gli scozzesi che poi vengono da me la sera e fanno un bordello fino alle 5 del mattino, tu hai fatto il matrimonio, caro direttore, però hai creato secondo me un danno alla collettività, all'immagine del paese, hai fatto certamente l'imprenditore, però l'imprenditore lo si deve fare anche con attenzione, evitando dei fenomeni che possono di qui a qualche anno far allontanare le persone che hanno cultura da Ravello, perché qui sono posti di cultura, qui si viene per cultura. Centinaia di anni fa veniva il Grand Tour alla fine del 1800 vicino a Poffer, non è che vedo queste cose, ma ormai penso che le conosciamo tutti qua, veniva la Svernale addirittura da Ravello, si viveva l'inverno. Allora dico, perché non facciamo in modo che si viva l'inverno da Ravello? E certamente c'erano degli alberghi, c'erano gli operai, c'erano le stesse spese anche a Ravello, e si viveva l'inverno. Ma ci stavano anche minori entrate però, rispetto a quelle che ci sono oggi, non sentite? Ah? Ho capito, però ci sono,
c'era meno gente, voglio dire, rispetto a quello che c'è oggi. Però dico, un freno lo dobbiamo mettere un po' tutti, facendo piccole cose, magari riusciamo a contenere la invasione. Questo è il freno.